Allora, primo punto all'ordine del giorno, esame delle condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità di eletti. Allora, il primo adempimento da fare dopo le elezioni è appunto l'esame delle condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità di eletti. Ciascuno dei consiglieri e anche il sindaco ha presentato un'autocertificazione dove ognuno di loro attesta appunto l'inesistenza di cause che ostano alla candidabilità, elegibilità e quindi alla incompatibilità con questa carica, e quindi dal verbale dell'ordinanza del presidente di sezione è risultato eletto il sindaco signor Rolando Domenico Lorenzo e i consiglieri sono i signori o le signore Pro Sebastiano Alda, Simonetta Maria Rosa Tiziana, Crema Paolo, Domenico Luca, Mazza Alessandro, Rosella Adriana, Artosi Cristian per la maggioranza, Pascia Monica Maria Bianca, Maiottico Domenico, Cattaneo Massimo per la minoranza. Ecco, se dunque, al di là delle autocertificazioni che avete firmato e presentato in comune, se ci fossero altre cause, vi do adesso, se non ci sono, se nessuno ha nulla da dire, mettiamo i voti. E dopo c'è anche l'immediata esecutività della delibera, quindi si vota due volte in pratica, votazione palese. Quindi se non ci sono osservazioni o altre cose da dire, si vota per l'esame della condizione di candidabilità, elegibilità e competitività dei eletti, favorevoli? Tutti? Ok? Quindi immediata esecutività, favorevoli? Tutti? Ok, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, nomina presidenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio, lo statuto del Comune di Levianico prevede obbligatoriamente la figura del Presidente del Consiglio, quindi lascio la parola al Sindaco per la individuazione. E due nomi. Allora, noi come gruppo abbiamo previsto il signor Artosi Cristian come Presidente e Luca Cornelio come Vicepresidente. Quindi adesso si procederà alla votazione in maniera segreta, quindi avete delle schede, dei bigliettini, dove cortesemente dovete apporre il nome del presidente, del vicepresidente, chi vuole votare naturalmente. Quindi praticamente un bigliettino per il presidente, il vice o perché pure? No, non un unico bigliettino, sì. Poi cortesemente chiudete i bigliettini e man mano me li passate. Grazie. Punto di aggiornamento del sito, questo adesso come faccio?
Allora, oggetto del sindaco, premesso che a seguito della consultazione elettorale dell'8 giugno è stato proclamato il signor sindaco Rolando Domenico Lorenzo. Preso atto che nel corso della presente seduta di insediamento in sede di convalida degli eletti è già stata accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto sindaco, rilevato che ai sensi dell'articolo 50,11 del decreto legislativo 267 del 18/8 del 2000, il sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, vista la formula di giuramento prevista che recita: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Prende atto che il sindaco, signor Orlando Domenico Lorenzo, il 27 giugno 2024, ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale la seguente formula di giuramento: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, come risulta dal verbale di giuramento allegato. Non leggiamo il verbale? No. Questo va bene. Rolando Domenico Lorenzo, sindaco e presidente, Aldaro Sebastiano, vice sindaco, e Tiziana Simonetta, assessore. Presentazione del punto numero 5, presentazione delle linee programmatiche di mandato. Allora, linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2024-2029. Servizi alle imprese. Orari di apertura uffici comunali in linea con le esigenze dei cittadini. Sportello informazioni e punto d'ascolto. Sportello CAF per denunce dei redditi. Ricerca fondi e bandi, potenziamento attività di volontariato. Attivazione del servizio civile universale sul territorio. Eventuale servizio una resta per i ragazzi delle scuole medie, manutenzione ordinaria e straordinaria di casa gita e utilizzo di tutti gli spazi disponibili. Sostegno allo sviluppo delle attività imprenditoriali, richiesta estensione fibra nelle zone ancora non servite, approfondimento per istituzioni comunità energetiche, implementazioni colonnine di ricarica, tentativo di ripristino dello sportello ATM, monitoraggio e raccolta rifiuti e uso della spazzatrice, individuazione area ecologica e area cali. Questo era per l'impresa. Per gli anziani, accompagnamento in auto per servizi sanitari, gestito da volontari, esame necessità di un servizio mensa, eventualmente anche a domicilio, sportello digitale, assistenza della compilazione dei modelli digitalizzati, attivazione di un punto di incontro, ad esempio in casa Gilda, e sviluppo di attività di socializzazione, gite, serate musicali, conferenze. Per i giovani, creazione di spazi di aggregazione accessibili a tutti, gestiti da volontari, attivazione eventi a tema per tutte le fasce d'età nell'area degli impianti sportivi, sviluppo attività sportive in collaborazione con le associazioni e le imprese già esistenti sul territorio. Istruzione, collaborazione diretta tra istituzioni scolastiche, insegnanti, rappresentanti genitoriali e comune, tramite attività quali. Continuità del progetto CCR, Consiglio Comunale dei Ragazzi, sviluppo di una comunità educante, condivisione di progetti con associazioni, imprese del territorio e privati, supporto alle famiglie attraverso proposte di attivazione dei seguenti servizi: prego, scuola, pedibus, valutazione e attenzione al servizio mensa, assistenza educativa e formativa, collegamento con biblioteca digitalizzata, uscite didattiche nel territorio, laboratori artistici e culturali. Manutenzione e valutazione sulle possibilità di ripristino degli edifici scolastici. Decoro urbano, sicurezza, messa in sicurezza del tratto di via Salassa, introduzione di attraversamenti pedonali illuminati,
dispositivi di videosorveglianza nelle aree più a rischio, centro, periferie, frazioni Venne e San Galato, accordi con i comuni limitrofi per servizi di vigilanza condivisa, pattuglie notturne e o fuori orari di servizio, in stretto contatto con la stazione dei Carabinieri. Riqualificazione e illuminazione pubblica con apparecchia LED, mappatura, piloni votivi ed individuazione di percorsi ciclopedonali di collegamento in collaborazione con i comuni limitrofi. Sistemazione dei due sentieri che da Piazza Secondo vanno verso il cimitero, con particolare attenzione a quello che si sviluppa lungo il percorso del torrente Levesa, dotandoli di illuminazione adeguata e messa in sicurezza. Riqualificazione cinta muraria di Casa Gilda. Territorio. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del centro, periferia e frazioni, Venne e San Grato, modernamento della viabilità della frazione San Grato, copertura posti di cantoniere tecnico comunale, piano di valorizzazione del territorio in collaborazione con la popolazione delle frazioni Venne e San Grato, cure e manutenzione aree boschive, corsi d'acqua, fossi con relative sponde e accessi ai conti e fondi rurali stessi, adeguata messa in sicurezza. Particolare attenzione per la situazione delle frazioni San Grato e Venne. Istituzione di giornate per l'ambiente e la difesa del paesaggio. Questo dovrebbe essere quanto nel nostro programma che abbiamo già presentato durante la campagna elettorale. Se vuoi loro non avevano, cioè se non sono intervenire o anche dal no. No, è pubblico no. No, allora, questa è una semplice presa da. Punto numero 6, indirizzo per la nomina, la segnalazione della revoca. Designazione della revoca dei rappresentanti comunali presso aziende e istituzioni. Allora, la norma dell'articolo 50 del testo unico enti locali, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco presidente della provincia provvedono alla nomina, la designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune della provincia presso aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento per i termini di scadenza del precedente articolo. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo, non esiste più il Comitato Regionale di Controllo. Quindi il Consiglio in pratica deve dare degli indirizzi per la nomina, che puoi fare tu entro 45 giorni, di rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Indirizzi quali sono abbastanza standard per la nomina e la designazione. Interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare competenza tecnico-amministrativa per gli studi compiuti o per le funzioni disciplinate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti. Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati e designati che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a tre sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti, qualora venga a mancare non qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere comunale. Quindi questi sono i criteri che voi consiglieri comunali, il consiglio comunale è tenuto a dare al sindaco, che sono quelli minimi e standard. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, mettiamo i voti, favorevoli? Tutti? Tutti ad essere unità, favorevoli? Settimo punto, elezione della Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle corti d'assise e corti d'assise d'appello. Allora, qui la Commissione è composta dal sindaco, che comprende di diritto, e due consiglieri, uno della maggioranza e uno della minoranza. La votazione è in forma palese, quindi invito il capogruppo di maggioranza o comunque la maggioranza a indicare un nome e la stessa cosa per la minoranza. Quindi per la maggioranza. Sì, Mazza Alessandro. Mazza. Alessandro. E per la minoranza? Massimo Cattaneo. Cattaneo, Massimo. Benissimo. Allora, votate in forma palese per Mazza Alessandro e Cattaneo Massimo come componenti della Commissione Comunale per la Formazione e l'Aggiornamento degli Albi Giudici Popolari e Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, dove chiaramente anche il sindaco è componente. Favorevoli? Tutti favorevoli. Ok. Quindi, Mazza, Alessandro, Cattaneo. Ultimo punto, l'ordine
commissione elettorale comunale. Allora, della commissione elettorale comunale fanno parte il sindaco e componente di diritto, tre consiglieri comunali effettivi e tre consiglieri comunali supplenti. Di questi tre, due devono essere la maggioranza e uno della minoranza. È la stessa cosa per i supplenti. Quindi invito cortesemente, poiché la votazione è segreta, a indicare sui bigliettini che avete i nominativi, però usiamo due bigliettini diversi, non so se ci vedete, per i componenti effettivi e per i componenti supplenti. Quindi due e due. Sì, ne abbiamo uno che non dovevo io partecipare. Il sindaco non vota, scusa, sindaco non vota. Perché è componente di diritto. Allora, sì. Allora, la maggioranza deve indicare i due nominativi dei consiglieri effettivi e la minoranza deve indicare il nominativo del consigliere effettivo. Poi faremo un'altra votazione per i supplenti. È chiaro? Sì, sì. Non c'è nessuno. Scrivetelo su bigliettino, votazione segreta, scrivetelo su bigliettino, poi... Sì. Cornelio Mazza e Cattaneo.